Mi rilascio adesso. Backstage, che è in inglese, che è un po' dietro le quinte, e siamo qui in uno di questi ristoranti che io vado a scovare grazie alle indicazioni della guida. Insomma, vi sfido ad andarli a vedere tutti, perché in effetti qui è, come dire, un po' la cosa è un po' eroica, e sono alla trattoria alla ruota. Poi ci facciamo spiegare anche come mai, e siamo in cucina dove la signora Renza sta preparando la specialità, che sono questi cappellacci, cappelletti, tortelli, perché in effetti non sono i tortellini, però sono avvolti, però insomma c'è chi li chiama in un modo, chi chiama nell'altro. E quindi qui diciamo che il ripieno è all'amarone, tutto all'amarone qua. È un brasato di amarone, e consumato proprio a fuoco lento, 15 ore. Beh, lei se vuol far vedere come, ecco. La pasta viene fatta con la simola di grano duro e amarone. Qua che stiamo ritagliando. E il condimento è proprio un ristretto di amarone abbinato con sugo, il condimento ce l'ho dopo, e viene abbinato con un sugo di carne amarone che viene più morbido, perché l'amarone è un po' un vino aggressivo. Beh, ma lo dice già il nome, anche se lo stanno facendo un po' più leggero, sì, un po' più sullo stile più della burgonza, non è l'amarone, ecco, quindi... Però l'amarone va anche, bisogna aspettare, no? 8 anni perché dia, faccia il suo effetto. E quindi abbiamo il sacapos c'è il brasato, c'è il ripieno che da noi in Romagna, dalla mia parte, Milano Marittima, il compenso. Non so se qui anche voi avete un nome folcloristico. No. Perché ripieno mi sembra più elegante. Ecco qua, ecco, questa è la forma. Adesso la facciamo vedere, una forma bella di queste caramelle, dai, anche. Ecco qua. E questo è un piatto, come tutti i piatti, che nasce per caso. Non c'è possibilità, o su richiesta, insomma. Di una richiesta, una cantina storica della Valpolicella aveva un evento, voleva fare un piatto di amarone che non sia il solito brasato oppure il risotto. E allora abbiamo creato questa cosa qua, è stato un successo. E è 30 anni che lo facciamo, e direi sempre di più, perché la gente viene proprio apposta, si fa un sacco altre cose. Nel menù, però questo è quello che va consumato. Il risotto all'amarone chiaramente lo sappiamo, chiaramente è un... Questo invece lo fate solo voi, ecco, sì, per il momento, sì. E fu fatto al Four Seasons di Milano, sì, ai tempi di Sergio May, se non ricordo male, sì, celebre chef, e quindi sì, è stato a guardare quell'occasione, sì, lì, ha messo a disposizione la cucina, sì, ecco, e quindi il piatto, ecco perché abbiamo detto, è nato per caso. E poi lei diceva che ha tentato anche di farlo vegetariano, questo chiaramente è a base di carne, anche perché l'amarone tendenzialmente... Allora io non sarei sul di farlo vegetariano, lui no, è nato così e deve restare di pesce, così. Ecco, se uno vuole un vegetariano abbiamo altri piatti, però certo, questo io non lo storterei, ecco, questo ecco, è nato così e per me resta certo, così. Certo. No, io sono solito fare delle battute, si potrebbe fare con i maroni. Sono, sì, beh, ecco, sì, quindi sì, che hanno maroni, chiaramente le castagne, ecco, sì, quindi sì, che sì, sono anche. Sì, però insomma io dico questo così e basta. Ecco, un questo vegetariano mangia, abbiamo dei ravioli con la ricotta e uno prende. E poi non so se si fa anche da voi. Da noi si fanno anche dei tortellini, cappellettini, praticamente senza ripieno. È una cosa prelibata, non so se anche qui nel Veronese, no, dove siamo, in Valpolicella, ecco, no, c'è no, questa, no, no, forse Artusi ne parla, visto che lui è nato fuori i popoli e poi è andato a finire a Firenze. Quindi ci dica un po' di questa ruota. Allora, la ruota è... Beh, comincia con mio papà e mia mamma, che hanno cominciato con
c'era la rama, facevano polenta e salame e la crepa. E dopo crescendo siamo entrate noi, io e mia sorella, e adesso io ho 58 anni, mia sorella ne ha 60, e siamo sempre state qua, Pasticcera. pasticcera e pane e Andata pasticcera. già in pensione. È andata in pensione, Con però un lei lavoro qui, lavora, con un lavora. lavoro qui. Sì, Di sì. quelli tra 2 anni tocca a lei. Sì. Potrebbe, ecco. No, Però perché quando si il... allontana sempre di più. Ecco, Sì, è un ma po' come la carota, ecco. è lo stesso perché noi abbiamo Ecco. deciso che finché stiamo bene lavoriamo, perciò che ci Certo, sia la pensione o no, va bene. certo, certo. Certo. Ecco, allora è stato un crescere, i miei genitori hanno lasciato la nostra a mano, che volevamo insomma crescere. E beh, adesso siamo E poi felici. c'è un ristorante, devo dire, Sì. molto capiente, 80 coperti al massimo, Sì, tavoli ben facciamo distanziati, poi c'è. quando facciamo i gruppi, riempiamo anche il locale, però adesso ci fermiamo a 60 persone, la serata perché insomma, sono cambiati i tempi, una volta ci facevano compagnie così quando c'erano i miei genitori, adesso preferiamo seguire più il tavolo, insomma. Quindi ora la ruota che dicevamo prima La ruota, ecco, mio marito racconta la storia. a lui, Racconta eccolo la qua, storia, Stefano. Sì. quello che poi in realtà non dovrebbe essere neanche qui perché ha lasciato Sì, esatto, aderenti, no? Ma come esatto, raccontare? e No, noi uomini lui... poi a un certo punto Sì. siamo ben felici di cedere il Sì. passo, Allora, ti chiaramente. spiego subito. Questa è una zona bucata per la pietra, diciamo, dove c'era... Vedevo che c'è il marmo, c'è, ho Sì, visto, la ecco, la pietra del pietra nostro di paese. Prugner, perché poi lì dai nostri amici alla Coase, possiamo Sì. salutare, so che hanno molta frequentazione, non delle terme, ma appunto mi Sì, dicevano del appunto. marmo. Esatto, sia mar il Ecco. marmo è un'altra zona, qui invece è una zona più da pietra di Prum, perché per Esatto. essere Pietra capiti, rosa. qui è una pietra rosa, dove sia via Mazzini, sia gli Stone, sia tanti posti di Verona sono stati, hanno usato questi materiali. Per spostare questi materiali, una volta, parliamo di tanti anni fa, vero? Per spostare questi materiali si usavano dei carri con dei buoi o con dei cavalli. Il tutto veniva caricato e portato sull'Adige, diciamo a Parona o a Pescantina, dipende dai posti, dove venivano messi sui bulchi destinati per le ville venete. Se guardiamo, le ville venete migliori sono nelle zone dove passa l'acqua per essere comodità di essere trasportate. Cosa si rovina di uno che trasporta? La ruota. E sembra che questo loco, che in questo loco fossero state fatte le ruote o aggiustate le ruote. Era un posto Era un'officina di di... ruote. Ah, ecco. E la gente si si fermava. fermava Sì, per aggiustare la ruota certo, o che poi i relè sarebbero Sì. le stazioni di posta dove si cambiavano, no, le carrozze, i cavalli e ci si fermava Ma chiaramente per anche cosa mangiare facevano? qualcosa. Mangiavano qualcosa, a volte la ruota non è come adesso che si aggiusta in velocità Qui si cambiavano pure, come andare al gommista oggigiorno, insomma. avevano anche delle camere e si fermavano anche a Ah, dormire. ecco, perché adesso invece ci abitate No, adesso voi. ci abitiamo. Ecco, quindi bene, Questa è bene, un'incisione originale del bene. Allora, 1895. andate in Costa Azzurra sul Cap d'Antique da Bacon, vi sembrava di arrivare qua. Là però non c'è la salita, è bord de mer e fanno la bouillabaisse. Hanno questa specialità a base, ricordatevi. Bene, e quindi altre cose, vabbè, tanto siete segnalati appunto alla È guida rimasta Michelin. una trattoria alla ruota perché c'è questa storia che No, certo. diciamo che dicono, tanti arrivano e dicono non è una trattoria perché siamo cresciuti, che prima c'era polenta e salame e trippa, era una trattoria, invece adesso Siete abbiamo... su TripAdvisor. Sicuramente con Sì, buoni punteggi, sì. oltre Siamo appunto, contenti, insomma. le guide che vi segnalano, e siete, perché non l'abbiamo detto, siete a Negrar, ma in realtà Ammazzano. fra Grezzana e Negrar, potremmo dire No, no, siamo dopo no. Negrar 5 km sulla strada Più principale. semplice da Negrar, Esatto. Sì, Grezzana è l'altra vallata. Siamo Sì, in una certo. località che si chiama Mazzano. Ecco. Mazzano di Negrar perché c'è anche Mazzano di Brescia. Attenzione. E c'è una trattoria alla ruota. Sempre a Ah, Brescia. quindi attenzione, però non so se sapete qualcosa, se nel caso uno si sbagli, ecco, Ci non siamo è accorti, pericoloso, no, no, non è è pericoloso nel senso,
Ecco, anche là si mangia abbastanza bene. Sì. Non ci siamo mai presenti, telefono e credo di aver prenotato. Vi faccio sapere io magari. Ecco, ho prenotato lo spiedo. Esatto. quindi bene, quindi complimenti e le generazioni chiaramente che già sono all'opera, chiaramente sì. Continueranno sempre avanti. Imperterriti.